Già? Basta fare, Selassie. Benvenuti a tutti. Allora, quest'oggi faremo delle pennette al camut con delle melanzane, il glutine e delle noci. Vi faccio vedere allora subito gli ingredienti che ci servono. Ciao! Userò delle mezze penne, ma in realtà vanno bene, soprattutto andrebbero bene delle farfalle di camut, ma anche insomma quello che avete in casa, o anche una pasta normalissima di grano. Ci servono poi almeno per 3 persone 2 melanzane, di media grandezza, non esagerate, di cui io una la sbuccerò e l'altra invece lascerò la buccia. Abbiamo poi bisogno almeno di un paio di fette di glutine, che dovremmo fare a fettine sottili. Almeno 10-15 noci che dobbiamo pestare, un po' di salsa di soia da mettere alla fine, del cumino che serve per dare un buon sapore al piatto, della cipolla, ovviamente olio cipolla, un po' di sale per chi non vuole, ma se mettiamo già la salsa di soia bassa è sufficiente, e qualche pomodorino, dei semplici pomodorini rossi, ne mettiamo 3 o 4 solo per dare un po' di sapore in più. Mettiamo l'acqua per la pasta e mettiamo poi tutti gli ingredienti insieme. Taglieremo a striscioline sia le melanzane che il glutine e piano piano metteremo poi i pomodori, il cumino, eccetera. Quindi cominciamo subito con la preparazione. Allora, ho già messo nella padella l'olio e la cipolla, in modo che la cipolla si inizi a dorare, si inizi a stufare un pochino. E intanto possiamo tagliare le melanzane. Come vedete io alcune le ho già tagliate, praticamente a tocchetti un po' lunghi, così solo per tagliarle in modo diverso. Vi faccio vedere allora. Cerchiamo di fare delle fette, non troppo grosse, seconda poi del tipo di melanzana che abbiamo. Come vi ho detto, io una l'ho sbucciata e un'altra invece la sto lasciando con la buccia. Possiamo direttamente fare le striscioline sottili, e poi se la fetta è troppo grande, come in questo caso, la taglio a metà. Quindi ecco qui, delle semplici striscioline, vedete? Piccole. Ecco qua. Una volta che la cipolla è pronta, possiamo mettere nella padella le nostre striscioline di melanzane e subito dopo ci possiamo già mettere i 4-5 pomodorini che abbiamo a disposizione, pomodorini rossi piccoli. Successivamente, in un secondo momento, mettiamo il glutine, perché il glutine se si cuoce troppo diventa un po' duro. Quindi lo mettiamo in un secondo momento. Nel momento in cui andremo a mettere il glutine, ci mettiamo poi anche un po' di cumino e solo alla fine le noci e solo alla fine la salsa di soia. Allora, quando le melanzane sono quasi a metà cottura, possiamo aggiungere il glutine che, come ho detto, ho tagliato a listarelle sottili come le melanzane. Quindi mettiamo il glutine. Poi ci mettiamo le noci che abbiamo grossolanamente tritato, 10 noci, ma anche di più, di meno, insomma, come desiderate. Se avete dei problemi, magari si attaccano un po' le melanzane o non avete una padella adeguata, potete aggiungerci un goccio di acqua per aiutare la cottura. Qualche semino di cumino, se ce l'avete in polvere uguale, io ce l'ho in semi. E metto già un goccio di salsa di soia e poi ne metterò ancora a fine cottura. Lasciamo andare ancora, se volete potete aggiungere altre spezie, altri profumi o per esempio anche un po' di menta ci andrebbe bene, quindi probabilmente io metterò anche un po' di menta tritata e lasciamo andare fino a quando le melanzane non sono completamente cotte. Ecco qui, il piatto è pronto, come vedete ovviamente vi ho risparmiato i vari passaggi della cottura della pasta, eccetera, eccetera.
o semplicemente, come vi dicevo prima, una volta che le melanzane erano cotte, ci ho messo anche il glutine, un po' di salsa di soia, le varie spezie, i profumi, eccetera. E poi, quando tutto era pronto, ho unito semplicemente la pasta a questo composto. Vi volevo anche dire che, ovviamente, questo tipo di preparazione può essere usata anche con altri cereali. Non per forza con la pasta, magari anche con un'avena, con un farro, eccetera. O anche mangiata semplicemente così come un secondo, quindi con un po' di pane. Piatto è pronto, spero che la ricetta vi sia piaciuta, che sia facile come sempre. Vi ringrazio ancora e vi saluto nel nome di Sua Maestà. Già, Rastafari, Sillassia, Empress Menenai, Gita Gen Praises.